grazie, buongiorno. Si sente? Sì, va bene. E prima di continuare il discorso del maestro Galoppini, devo veramente, se ne ho parlato con il regista, abbiamo tutti detto la stessa cosa, grande ammirazione, perché voi avete un cambiamento prima della direzione, di mettere una stagione lirica così ampia in questo breve tempo, è quasi per me e per noi tutti, io credo, no, che siamo del mestiere, non è immaginabile, no, perché sappiamo, per esempio, per me, io ce l'ho contratti che io ce l'ho contratti 3 anni, come si dice, lo so in 3 anni che cosa faccio, e di trovare cantanti e direttori. Io avevo proprio un buco del mio perché mi ha annullato una produzione che dovevo fare, e il maestro Galoppini mi ha chiamato e ha detto: per caso sei libero per questo periodo? Vabbè, ero libero perché hanno annullato una settimana prima, diciamo, un'altra produzione che dovevo fare io. Ero libero di venire qua. E allora, cosa vuol dire? Di mettere una stagione intera. È una cosa quasi... Io non posso immaginare come hanno fatto. E allora per me, devo dire questo, una grandissima ammirazione per... I graziosi e maestro Galoppini, proprio di mettere, di fare una stagione come quella, fantastico, bravissimi, tutti e due. Poi parliamo di Verdi. Trovatore è un'opera che si fa, da voi no, perché l'ultima, se non mi sbaglio, l'ultima volta hanno fatto 2005 il Trovatore, che mi stupisce veramente, perché il Trovatore deve essere proprio un'opera del repertorio cosiddetto, però ho detto Caruso, è giusto di trovare i giusti cantanti e il giusto direttore di fare. La difficoltà del Trovatore moltiplica tanti elementi, si sente tanti Trovatori. Io ho diretto tanti Trovatori nel mondo intero, a Vienna, a San Francisco, a Monaco di Baviera, dappertutto, no? I grandi teatri, i cantanti famosi e meno famosi. Il problema del Trovatore, due problemi: l'articolazione, lo spirito di quest'opera, una cosa, che questo faccio con l'orchestra naturalmente, e insisto, il colore, l'espressione. Poi la cosa essenziale, e per me una cosa che si manca oggi nel mondo intero, l'espressione della parola. Ci sono cantanti che cantano bene, c'è una bella voce. Vabbè, ma bella voce non dice niente, dopo 5 minuti sono stanco di sentire la bella voce. Che dici? Devi esprimere qualche cosa, no? Che il testo è quello. E i cantanti che lavorano con me sanno questo dappertutto, no? E io ho dato un esempio. Un cantante con una bella voce canta in piena voce, ma il testo è... tacea la note, e lui canta fortissimo, ma scusami, se canti così la note non tacea niente, sarà un diluvio, no? ma questo non è un scherzo, questo è proprio una cosa che si sente spesso, e in quel momento il cantante non mi dà l'espressione della parola, non mi tocca. Io, vabbè, ok, canta bene. E l'esempio perfetto, io ho la fortuna della mia nascita con mio padre, che non lo sapete, ma mio padre era l'assistente di Arturo Toscanini alla NBC a New York. E quando Toscanini faceva le prove con i cantanti, perché lui non faceva in teatro, faceva in forma di concerto. Le opere, ci sono le registrazioni delle opere che dirigeva lui con la NBC, con tutti i cantanti. E mi ricordo Jan Pierce, tenore, che era a quell'epoca bravissimo, ma ha detto: non puoi immaginare, Toscanini gridava nelle prove del pianoforte la parola, voleva avere l'espressione della parola. Tutti cantavano benissimo, la voce bella, vabbè. E poi devi dirmelo qualche cosa, devi raccontami qualche cosa, come raccontami? Questa è la differenza tra un attore e cantante.
attore, anche lui deve esprimere, però ha la voce come la mia voce, non può cambiare. I cantanti ce l'hanno anche la voce, però ce lo sono le note giuste che devono fare, come le parole che ha un attore, però l'attore non ha questo problema di produrre la voce, che lui parla come io parlo con voi, questa è la mia voce. No, il cantante deve produrre la voce, e con questa voce dà l'espressione giusta, il momento giusto, con il ritmo giusto, che se parliamo non abbiamo il ritmo giusto, parliamo, ma lì sono cose scritte e lui deve proprio seguire questa cosa scritta con il direttore d'orchestra che oh non è giusto, non è giusto, e proprio fa, crea problemi il direttore d'orchestra se non è giusto. Però questa è la cosa che deve fare il cantante. Allora il lavoro del cantante è raddoppiato: produrre la voce e dare espressione. Se abbiamo questo, abbiamo il risultato giusto. E io credo che in questa produzione di Trovatore, anche ieri abbiamo fatto una prova con i cantanti, la prima prova con cantanti orchestra, perché prima lavoro io con i cantanti solo, con il pianoforte. Ieri la prima prova con l'orchestra, e anche là, insistere, voglio sentire la cosa che cantate. Non solo sentire la bella voce va, vabbè. Voglio sentire che cosa dite. In quel momento potete toccarmi proprio nel sentimento. Se no, non esiste niente, una cosa noiosissima. È proprio così. E questa è la cosa che insisto dappertutto, perché sento altri che cantano, ma in inglese si dice cantano nell'elenco telefonico, no? E questa è l'espressione. No, proprio l'espressione che ha scritto Verdi. E io sono sicuro che sarà proprio così, la cosa che io lavoro fino all'ultimo giorno prima della recita. E sono sicuro che il risultato sarà eccellente. Grazie.